La natura mentale della Gioconda la rende immateriale, nel senso che essa non è un quadro, ma è un'idea. E nel Novecento la fotografia diventa per la Gioconda un campo sperimentale, per cui, come sarà forse nella mostra che poi andrò a vedere, Duchamp ne ha fatti baffi, l'ha fatta diventare questa cosa qui, ma l'ha fatto perché in realtà non stava lavorando sull'originale, lavorava sulla fotografia, e così ha fatto Salvador Dalí. Ne ha addirittura fatto il suo autoritratto, cioè ha preso la Gioconda, ha montato la sua faccia e si è accorto che era sua sorella, con i suoi baffi e con i suoi occhi. Questo è Basquiat che la prende e la fa diventare un graffito, quindi usa lo stimolo dell'immagine. Poi ancora abbiamo Andy Warhol che la fa diventare l'immagine più comune del mondo, cioè la riproduzione della nostra faccia con le macchinette per fare le fotografie per la fototessera, eccola qui. E quindi la squalifica fino all'opposto di un'opera assoluta, unica, e la fa diventare un'opera assolutamente comune. Questa sera non possiamo altro che essere soddisfatti, una grande conferenza, un grande personaggio in un luogo bellissimo che appartiene alla nostra città. Noi siamo sempre più orgogliosi della mostra che abbiamo proposto in occasione dei festeggiamenti di Leonardo. Oggi è stato confermato sia dalle immagini e da quanto ha detto il professor Sgarbi, cioè Leonardo è un personaggio immortale, immortale è la sua immagine, immortale è la Gioconda, e noi l'abbiamo voluta proprio proporre in una versione contemporanea, proprio perché, come aveva accennato il professor Sgarbi, da Duchamp in avanti la figura della Gioconda è stata resa immortale e sdoganata, per cui tutti si sono voluti misurare con lei. Il legame forte che Leonardo ha avuto con Pavia è stato veramente lo spunto per creare questa mostra in un percorso interessante che va a valorizzare tutto il nostro patrimonio, il patrimonio di una città che testimone di un'epoca antica, ma che guarda al futuro, e noi di questo siamo molto orgogliosi. Beh, il titolo del libro corrisponde a una sintesi dell'opera di un artista straordinario, ma molto limitato nelle opere e anche nella tecnica, e quindi l'imperfezione non è un limite, non è chiaramente una definizione critica, ma è una condizione di uno spirito che non intende perfezionarsi in una ricerca, ma intende muoversi in ogni direzione e raggiungere delle intuizioni più che delle soluzioni. Quindi credo che sia un titolo abbastanza efficace e spieghi la differenza fra Leonardo e Michelangelo o Raffaello, per esempio, soprattutto perché le sue opere sono così limitate e talvolta anche in condizioni non buone, come il Cenacolo di Milano, perché è dipinto in modo inadeguato. Quindi poi il racconto valorizza invece tutta l'attività di ricerca mentale, di pensiero, di approfondimento filosofico che sta dietro la ricerca dell'artista, che non è soltanto un artista, ma è un filosofo, è un pensatore. Io ringrazio naturalmente l'Università, il magnifico rettore che ci ha dato la possibilità di accedere a questa eccellenza per quanto riguarda la città, che è l'Aula Magna. Ringrazio Vittorio Sgarbi di essere venuto nonostante tutti gli impegni. Mi scuso perché c'era tanta gente in piedi e alcuni non sono riusciti neanche a entrare, però abbiamo dovuto cogliere questa opportunità all'ultimo minuto, non avevamo, diciamo, dei contesti dove era possibile contenere più persone. Però sono molto contento del tutto e mi sembra che la gente sia molto soddisfatta. È la seconda volta che viene nell'arco di qualche mese, e benvenga tutte le volte che vuole venire giù, perché è sempre successo. Un grande intenditore, naturalmente una grande persona, e devo dire che l'applauso finale è emblematico per tutto quanto è stata la soddisfazione e la bellezza della serata.